Buongiorno a tutti, grazie per essere qui a questa conferenza stampa. Conferenza stampa che abbiamo convocato in qualche modo per rispondere a una delle leggende metropolitane che poi diventano falsificazione specifica di questa campagna elettorale, che se vince Pisapia, oltre a tutte le disgrazie che potete bene sapere immaginare, la violenza e Zingaropoli, i centri sociali e questa moschea che sostituirà, no, tutto questo, le cavallette e tutto quant'altro, non si capisce bene per quale motivo l'Expo, quasi che fosse, non so, delle multe da abolire, dalla sera alla mattina viene cancellato, inghiottito da un buco nero. Allora, siccome per fortuna l'Expo non è proprio un oggettino proprietà di chi lo vuole girare da una parte o dall'altra, ma è qualcosa di più serio e di più importante, anche nella genesi, in quello che è stato, forse come non capita spesso, un sistema paese che si è mosso per consentire a Milano di poter cogliere questa opportunità, ci è parso importante, proprio in questi ultimi giorni di campagna elettorale, parlare di Expo per Pisapia, e parlare di Expo per Pisapia, sindaco, con due persone che ne sono, direi, più che titolate. Una persona perché, come sapete, è stato tra i grandi progettisti dell'idea Expo, e un'altra persona, ed è Stefano Boeri, ed è una persona perché da ministro per il commercio estero, ma non solo, perché poi ha continuato a esserlo anche dopo, da militante referendaria per esempio, perché uno dei 5 referendum su Milano è proprio su questo tema, Emma Bonino ha continuato a battersi e impegnarsi per questo obiettivo, e quindi do subito la parola a Stefano Boeri. Grazie mille, ma io vorrei dare un segnale di continuità e di rilancio rispetto alla vicenda Expo. Io credo che con Giuliano Pisapia sindaco il Comune di Milano avrà la possibilità di fare due cose molto importanti. La prima è di tornare ad avere un ruolo di protagonista nella città e nel mondo come città ospitante dell'evento del 2015, e la seconda è di tornare a fare questa cosa a partire dal progetto che è stato presentato nell'aprile del 2010 al BIE di Parigi, che è stato esaminato per 6 mesi e che è stato approvato nel novembre del 2010. Dico questo perché rilanciare l'Expo oggi vuol dire soprattutto tornare a far valere i contenuti, gli indirizzi, le scelte contenuti in quel masterplan. Noi sappiamo che negli ultimi mesi ci sono state delle, come diciamo così, contraddittorie, non sempre esplicite e trasparenti, dichiarazioni di presa di distanza da quel progetto, per intenderci di presa di distanza dall'idea di un grande parco agroalimentare, dove i paesi del mondo sono chiamati a mostrare le loro capacità, sia in termini di biodiversità, sia in termini di tecnologie, nel campo della filiera agroalimentare, quindi a dimostrare come la coltivazione di prodotti agricoli si trasforma in produzione di cibo, secondo appunto pratiche, tradizioni e ricerche avanzate che ciascun paese porta avanti. Quell'idea di un grande orto botanico planetario, che è stata spesso svilita
ha un insieme di orticelli e di piantine, e che invece è l'idea di un Expo di nuovo totalmente innovativa, in cui i paesi non sono rinchiusi entro una sequenza di padiglioni a presentare dei prodotti come in una fiera campionaria, ma mettono in scena la loro filiera agroalimentare, realizzando un grande paesaggio unitario che è inedito, che è del tutto originale e che può davvero essere una straordinaria attrazione per chi nel 2015 verrà a Milano. Quell'idea che è contenuta nel progetto presentato alla BIE nell'aprile del 2010 e approvato nel novembre del 2010, noi vogliamo che venga sostanzialmente rispettata. E questa è la prima grande scelta, come dicevo prima, di continuità e rilancio della scelta Expo. Noi crediamo che la formula dell'Expo tradizionale, una formula che ad Hannover ha dimostrato, come dire, una scarsissima attrattività. Sapete che l'Expo di Hannover ha avuto un numero di visitatori assai inferiore a quelli previsti, che a Saragozza di recente ha riconfermato una debolezza, soprattutto una capacità di attrattiva. Il 6% dei visitatori di Saragozza erano provenienti dall'estero. Quella formula di una fiera campionaria, che è stata in queste ultime settimane riproposta a Milano nella versione di un supermercato del cibo, così è stata presentata, è una formula che ci porta a una sicura un successo. Dobbiamo tornare a un'idea che è un'idea forte, che è un'idea apprezzata dai paesi internazionali, che era un'idea sostenuta dall'aiuto e dall'immaginazione di ispiratori fin dall'inizio di questo progetto, come Carlo Impetrini, come Claudia Sorlini, preside della Facoltà di Agraria e componente del Comitato Scientifico, e dobbiamo tornare a trasformare quell'idea in un, come dire, in un nuovo modo di raccontare anche il futuro del sistema agroalimentare, che ancora oggi esiste ed ha un ruolo molto importante attorno a Milano. E qui passo rapidamente alla seconda parte della mia riflessione. Io credo che l'altra grande questione, sempre nei termini di un rilancio e di una continuità, è che noi dobbiamo con forza pensare a come Milano può essere protagonista di questa vicenda anche all'interno del territorio milanese e all'interno del territorio regionale. Milano ha un parco agricolo di 40.000 ettari attorno. Milano è al centro di una regione con eccellenze e spazi e tradizioni nel campo agroalimentare formidabili. Io credo che l'idea di un'Expo diffusa significhi lanciare con forza un messaggio a tutti i soggetti che su questo tema possono avere un ruolo da protagonisti per il 2015, ma anche capire che tutta la città, a partire dalle comunità etniche che nel campo della ristorazione e della produzione agroalimentare a Milano oggi rappresentano un'eccellenza, ma intendo dire tutte le parti di questa società, si sentono protagonisti di questa grande sfida, oppure questa è una sfida persa. E quindi grande attenzione, come doveva essere all'origine, sarà data alla comunicazione, al coinvolgimento della città, del territorio metropolitano, delle aree regionali e delle città, dei centri minori, delle eccellenze che Milano ha al suo intorno, perché ci sia un davvero coinvolgimento di tutto il sistema territoriale sulla promozione dell'Expo. La terza cosa che voglio dire, e che è molto importante, è che le discussioni sul dopo Expo non sono altro dalla riflessione sul contenuto di questo progetto. Voi sapete che c'è stato anche nelle ultime settimane una contraddittoria discussione su come far passare o meno una variante che prevede la realizzazione di 720.000 metri quadri di volumi costruiti sul sito dell'Expo. È evidente che questa ipotesi nasce da aspettative immobiliari che si sono generate fin dall'inizio, a partire da un'anomalia che è il fatto sostanzialmente che l'Expo per la prima volta nella sua storia si realizza su aree private invece che su aree pubbliche. Ecco, la nostra ipotesi,
che sia chiaro, ed è un'ipotesi che ci ha portato tutti a sostenere in modo molto forte uno dei punti dei 5 referendum di cui parlava Marco Cappato prima, è che questo grande parco agroalimentare che Milano realizzerà per la prima volta nella storia del pianeta nel 2015 qui, e che sarà l'unica garanzia per proporre un evento davvero capace di attrarre l'interesse culturale, scientifico e anche economico produttivo del mondo, resti nella sua sostanza anche dopo l'Expo, e che questo grande parco agroalimentare diventi il luogo dove si manifesterà l'eccellenza italiana e regionale nel campo agroalimentare, e che il grande parco con le serre e con i biomi che è previsto nel progetto approvato dalla BIL 2010 resti come grande luogo di ricerca e di divulgazione, e che tutto questo resti come un'eredità e un regalo che l'esposizione universale farà ai cittadini milanesi, e che tutto questo possa realizzare quel grande salone dell'agroalimentare che potrebbe diventare, con il Salone del Mobile, una delle grandi altre eccellenze di Milano, e produrre un fuorisalone che, analogamente a quello del Salone del Mobile, potrà diventare uno dei momenti straordinari di vitalizzazione e rilancio del sistema agroalimentare diffuso. Lascio ad Emma Bonino, che è stata una straordinaria protagonista, non solo, voglio dirlo con molta chiarezza, non solo della fase iniziale fondamentale che ha visto Milano competere con altre città del mondo, ma con più difficoltà, con sempre maggiore difficoltà anche nei mesi degli anni successivi, e questo lo posso testimoniare per il periodo che ho seguito come progettista delle vicende Expo, di raccontarci come tutto questo potrà avere un risvolto importante anche dal punto di vista delle relazioni internazionali, perché quello che noi abbiamo riscontrato è stato negli ultimi mesi un progressivo discredito e disattenzione. Quindi ribadisco e concludo: continuità e rilancio. Grazie a Stefano Boeri.